Sai che la tua preghiera potrebbe essere tremendamente potente? E guarda che non sto parlando della preghiera di qualche grande santo o di chissà quale devoto. La tua preghiera può scatenare la potenza di Dio. La tua preghiera contiene la potenzialità esplosiva di una bomba. Una bomba non distruttiva, una bomba benefica che attiva la potenza di Dio verso i credenti. Nella Bibbia sta scritto: molto può la preghiera del giusto fatta con efficacia. Giacomo 5,16. Attenzione, non basta essere giusti, credenti e devoti, bisogna anche pregare con efficacia. Che vuol dire? Se ci sono preghiere efficaci, ci sono anche quelle inefficaci. Le preghiere efficaci producono risultati, quelle inefficaci non modificano niente. Se il credente prega in modo efficace, allora la sua preghiera è parecchio potente. Questa è la giusta mentalità da adottare. La preghiera può essere molto potente. Insomma, se il credente prega in modo efficace, allora è nelle condizioni di poter sperimentare la potenza di Dio. Mi piace tantissimo la traduzione inglese della versione Amplified, che dice: una tremenda potenza è resa disponibile per colui che prega in modo giusto. Avete notato? Una tremenda potenza. Per mezzo della preghiera, Dio mette a nostra disposizione una tremenda potenza. Quello che vuole da noi è una semplice preghiera efficace. Ora, come deve essere una preghiera efficace? È forse una preghiera che contiene le parole giuste? O si tratta di una preghiera con delle regole particolari? Certamente alcune regole ci sono, proprio come ci sono espressioni più valide di altre, ma a rendere efficace una preghiera concorrono anche e soprattutto altre cose, come ad esempio il cuore. Ciò che porta la potenza di Dio a manifestarsi è il vero desiderio del cuore, qualcosa che va ben oltre le parole. Una preghiera diventa efficace quando coinvolge il cuore e il desiderio sincero della persona. Dio ha stabilito che ci sia potenza nella preghiera quando si prega con tutto il cuore. Vedete? Dio è pronto a benedire le nostre preghiere con la sua potenza, ed è di questa benedetta potenza che tutti noi abbiamo bisogno. Ne hanno bisogno i malati per guarire, i poveri per uscire dalle loro difficoltà, i depressi per imparare a gioire. E inoltre, ne hanno bisogno i sognatori per vedere realizzati i loro sogni. Ebbene, questa stupenda potenza è sempre disponibile per noi. Conclusione. Ogni preghiera fatta col cuore contiene una sconvolgente potenza, una potenza che possiamo usare per fare tanto bene sia agli altri che a noi stessi. Daniele Barbarossa.